Posso dire che la norma che oggi abbiamo prorogato per poterla riscrivere con la dovuta calma e con la dovuta attenzione, considerando che qui sono in gioco diritti fondamentali, è in gioco l'importanza di poter portare avanti in maniera efficace le indagini, è in gioco il diritto alla privacy dei cittadini, è in gioco il diritto di cronaca, insomma ci sono tanti diritti fondamentali su cui bisogna trovare un punto di equilibrio, quindi la norma verrà prescritta. Ci tengo a dire però che la norma che oggi abbiamo impedito che entrasse in vigore, quella la riforma, cosiddetta riforma Orlando, era stata scritta evidentemente con l'intento di impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici indagati o le parole che i politici pronunciano quando sono al telefono con le persone indagate, quando sono parole scomode o sconvenienti. Questo lo dico a ragion veduta, lo dimostra la storia del provvedimento che oggi blocchiamo. Se voi andate a guardare la storia dei lavori parlamentari, troverete che il picco di lavoro e di attenzione parlamentare sui provvedimenti sulla intercettazione avveniva, per coincidenza forse, contestualmente con lo scoppio di uno scandalo che riguardava la politica. Ogni volta che c'era uno scandalo e dalle intercettazioni di quello scandalo emergevano parole che i cittadini non dovevano ascoltare, in quel momento il Parlamento si concentrava sulle intercettazioni. Possiamo dire, faccio soltanto l'esempio, l'ultimo esempio, ma guardate che sono tanti, vanno da Mafia Capitale, vanno altre intercettazioni, fino all'approvazione del provvedimento che avviene in concomitanza con il famoso caso Consip. Possiamo dire tranquillamente che ogni volta che qualcuno del PD veniva ascoltato dai cittadini, c'era il PD che tendeva a tagliare immediatamente la linea e le comunicazioni. D'altronde possiamo anche vedere che l'intento era quello proprio di evitare ai cittadini di ascoltare i politici, perché di questo si tratta, anche analizzando il contenuto della norma. La norma nella sua stesura finale era riuscita a mettere d'accordo, e questo credo che sia un primato non ripetibile, sia tutti i magistrati d'Italia che tutti gli avvocati, cioè quella norma non doveva andare avanti perché era lesiva di tutti i diritti in gioco.